Delle regole. Quando un operaio muore, il Presidente della Repubblica soffre e auspica in televisione. Quando un operaio muore, Maroni dice non è colpa dei governi perché le leggi ci sono. E quando un operaio muore nessuno parla della legge 30, dei precari, dei ricatti che subiscono, della legge del padrone e degli estintori vuoti, altrimenti vai a casa. Quando un operaio muore, oggi passivo è D'Alema, ieri Berlinguer e Pertini. Quando un operaio muore, il padrone ha già messo i soldi da parte. Bravo! Quando un operaio muore, la vedova e i figli finiscono in mezzo a una strada. Quando un operaio muore, i sindacati dichiarano uno sciopero di solidarietà di 2 ore. Quando un operaio muore, la colpa è del casco, se l'è cercata. Quando un operaio muore, la colpa è che se si lamentava per l'insicurezza finiva licenziato subito perché è precario. Quando un operaio muore, è un assassino quasi sempre. Quando un operaio muore, faceva un lavoro a rischio, doveva succedere. Quando un operaio muore, si danno incentivi alle aziende che diminuiscono gli incidenti e non si chiudono quelle che si producono i morti. Quando un operaio muore è perché la sicurezza è troppo onerosa per la Confindustria. Quando un operaio muore è un fatto di business, qualcuno ci ha guadagnato sopra. Quando un operaio muore, se faceva il politico, campava 100 anni. Bravo, bravo! Bene, per parlare di operai non servono più i sindacalisti, servono gli operai. Bravo! Ne abbiamo uno, è un uomo pazzesco, completamente pazzo, mi manderà 50 email al giorno. Fa l'operaio ed è un cyborg nel ciberspazio fantastico. Bazzoni, che ci dirà 2 o 3 cose sulle morti sul lavoro. Grazie di essere venuto, Bazzoni.